E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, mamma mia, cacchio cacchio, è uscito ragazzi lo Skull Trooper nello shop ed un'altra skin rarissima è stata resa comune ragazzi. Oramai dopo il Cavaliere Rosso che ha suscitato uno scalpore incredibile, anche lo Skull Trooper arriva nello shop e quindi è stato possibile acquistarlo per tantissimi di noi giocatori. Sappiamo tutti ragazzi che ovviamente la particolarità di chi già lo aveva nel 2017 è quella di avere una colorazione extra che noi che lo abbiamo appena acquistato non lo abbiamo. Uno dei tanti motivi per cui è stato inserito lo Skull Trooper nello shop è appunto per limitare la compravendita degli account con prezzi che salivano fino a 400 dollari per l'acquisto di un account con la skin dello Skull Trooper. Quindi ragazzi, nel video di oggi voglio parlare e farvi vedere i 7 oggetti più rari di Fortnite, i più costosi, quelli che davvero valgono un sacco di soldi e che si trovano alcuni ancora in internet sui vari siti di compravendita online. Prima di iniziare però ragazzi, dai, mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non lo avete lasciato e non dimenticatevi di attivare la campanella e di iscrivervi al canale. Una domanda a bruciapelo per voi ragazzi, voglio sapere oggi nei commenti qual è la vostra skin preferita, secco, così ragazzi. La mia è il Love Ranger perché è stata la mia prima skin che ho acquistato, mi piaceva tantissimo e quindi la amo tuttora, anche se ho veramente tante tante skin. Vi ricordo anche ragazzi di non comprare mai degli account su internet perché rischiate il ban se si accorgono che non siete voi i proprietari. Quindi andiamo subito ragazzi parlando di uno spray molto molto speciale ragazzi, uno spray super raro che è stato possibile ottenere all'evento dell'anno scorso di Los Angeles, in poche parole le tre, no scusate, l'evento di quest'anno di Los Angeles, le tre, quello che è stato fatto a giugno se non ricordo male. Lo spray di cui sto parlando ragazzi si chiama il E-Spray e E sta per la tripla E che è appunto ad indicare le tre. Come vedete ragazzi, mostra un lama ovviamente di colore rosso con la tripla E. Mi sembra che questo spray l'abbiano Ninja sicuramente, Meat ce l'ha sicuramente, ci sono poche altre persone, quelli che hanno partecipato appunto, che lo hanno ottenuto. Insieme a questo spray ragazzi veniva dato appunto il coupon dove inserire il codice, venivano dati anche 2500 V-Bucks. Lo possiamo trovare online ragazzi tra i 70 e i 100 dollari. Avanti ancora ragazzi, parlando ancora di uno spray che è veramente incredibile, viene venduto ragazzi addirittura a 200 dollari sui siti di compravendita online. Sto parlando ragazzi dello spray speciale del Tokyo Game Show ed è uno spray davvero rarissimo, anche perché a parte quelli che abitano a Tokyo o comunque nelle vicinanze, non è che proprio la gente prendeva e andava al Tokyo Game Show, quindi tutto il resto del mondo è stato abbastanza tagliato fuori e questo fa sì che lo spray si chiama Kablama innanzitutto. È molto carino da vedere, ma è veramente forse lo spray più raro in assoluto di Fortnite. Parliamo invece adesso, ragazzi, della skin più costosa di Fortnite. Sto parlando, ragazzi, del bombardiere reale, Royale. Venduto in bundle, ragazzi, con la PlayStation 4, questa skin, ragazzi, viene a costare 400 euro. Sappiamo tutti, ce n'è un'altra più costosa, lo sappiamo, ma questa ragazzi è quella proprio dedicata alle console. Il bombardiere Royale viene venduto senza backpack ragazzi, senza piccone, quindi è solo ed esclusivamente la skin e sembrerebbe però ragazzi che tra poco potrà non diventare più così rara, perché sembra che siano già in commercio
né dei bundle fatti con controller DualShock che includono dentro anche la card con il codice della skin per ottenere appunto il bombardiere Royale, riscattarlo ovviamente dalla PlayStation 4. A parer mio è veramente una delle skin più belle che ci siano nel gioco, è veramente tanta roba, io ho la fortuna di averla e quindi vi consiglio, ragazzi, se ne avete l'occasione, il modo e la fortuna, prendetela anche voi. Avanti ancora, ragazzi, con un altro spray di un altro evento veramente limitatissimo, ragazzi. L'evento che è stato fatto in Germania nel 2018, quest'estate, quindi sto parlando del Lama Distinguished. Questo è il nome appunto di questo spray. Non costa tantissimo, anche perché appunto essendo in Europa diciamo che c'è stata un pochettino più la possibilità da parte degli utenti, dei giocatori, di andare appunto a recuperarlo. Anche questo lama che mostra, anche questo spray che mostra un lama, era possibile ottenerlo allo stand di Epic Games ed era possibile averlo quindi inserendo il codice dietro al cartoncino. Non credo che desse dei V-Bucks insieme, credo solamente lo spray. Lo trovate, ragazzi, online dai 30 ai 50 dollari circa. Ci potete fare un pensierino, anche se gli spray, in realtà, chi usa mai gli spray in gioco? Nel senso, difficile, molto difficile. Avanti ancora, ragazzi, questa volta invece parliamo di un bundle molto, molto speciale, ragazzi. Sto parlando del bundle per Nintendo Switch. Io non so voi, ma non ho mai visto nelle mie partite un giocatore che indossasse la... che utilizzasse l'outfit della skin, che non è altro che una ricolorazione dell'archetipo. Lo abbiamo già visto, ragazzi, nella scorsa season, quindi i colori dal nero al verde sono diventati rosso e bianco, e in questo bundle, che tra l'altro costa 300 euro, ragazzi, quindi una skin davvero che può prendere il podio delle skin più costose di Fortnite, trovavamo anche il backpack, se non ricordo male, trovavamo anche il piccone, trovavamo anche il deltaplano. Quindi, ragazzi, davvero davvero interessantissima come skin. A me particolarmente non piace proprio molto, ma è comunque particolare per un collezionista, un'occasione da non perdere. E vado avanti, ragazzi, parlando ancora di un bundle veramente molto molto raro, anche questo, ragazzi, del valore di 300 euro. Magari alcuni di voi lo hanno già capito, personalmente non ho mai visto neanche in questo caso la skin presente nelle mie partite, sto parlando della skin Ion. Quindi, ragazzi, il bundle di Xbox One, quello che è uscito non molto tempo fa in edizione super super limitata, prevalenza dei colori verdi, e anche la skin Ion va a riprendere la adesso non mi viene il nome, la skin femminile del Vertex, ve lo ricordate, ve la ricordate, quella arancio e blu, che non è male, anche se quella bianca, quella appunto dentro al bando, è tanta tanta roba, ragazzi, veramente bellissima. Veniva data con il deltaplano, con il piccone, ma non penso avesse il backpack, e forse c'erano dentro anche 1000 V-Bucks, quindi un'altra skin costosissima, 300 euro per questa skin, e di grande salto, ragazzi, parliamo, vabbè, ovviamente, come puoi non parlarne della roba, più allucinante, più che sei un pazzo se la prendi solo per la skin. Sto parlando ovviamente della skin Galaxy, ragazzi, la skin Galaxy, 1000 euro di dispositivo mobile, che sia il Samsung Note 9 o che sia il Tab S4, entrambi avevano il codice per il ricevimento della skin Galaxy, e di 15.000 V-Bucks, ragazzi, quindi davvero siamo ai livelli da pazzi, non si può, una roba del genere è da pazzi, e questo ovviamente, ragazzi, è l'oggetto più raro del gioco, e devo dire che la skin Galaxy è veramente molto molto bella, particolare, unica nel suo genere, con degli effetti che non credo troveremo mai in nessun'altra skin, quindi, ripeto, se ne avete l'occasione, ovviamente fateci un pensierino, anche perché il dispositivo è veramente meraviglioso. Io, ragazzi, direi che per oggi è finito qua.
Vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando di iscrivervi in tantissimi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornate con le notifiche su Fortnite. Noi ci vediamo presto, ciao!